Il Covid continua a uccidere anche in provincia di Salerno. Si è spento ieri sera nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Avellino un uomo di Vibonati di 57 anni, risultato positivo al Covid dopo il contagio del figlio. Da quanto si è appreso, le condizioni dell'uomo si erano aggravate nella notte e ieri mattina era stato ricoverato nell'ospedale di Sapri, prima di essere trasferito con celerità nell'ospedale Irpino, che aveva posti in terapia intensiva disponibili. Purtroppo il suo quadro clinico si è aggravato e ha perso la vita. La morte del 57enne ha colpito al cuore la comunità di Vibonati e anche quello di Caselle in Pitteri. Infatti il 57enne era originario proprio di Caselle. Da una parte le tragedie, dall'altra le buone notizie da Polla, Rocca d'Aspide e Ravello. A Polla infatti sono 9 guariti e nessun nuovo contagiato, 7 negativizzazioni a Rocca d'Aspide. E ancora a Ravello ieri sera è stata comunicata la notizia della guarigione di ben 21 cittadini risultati positivi al Covid, notizia che arriva dai risultati dei 70 tamponi molecolari eseguiti nella mattina di ieri nel garage dell'auditorium. Tra i tamponi negativi anche quello del sindaco Salvatore Di Martino e del parroco del paese. 2 nuovi contagi ad Auletta nei giorni scorsi dopo uno screening su circa 70 persone. Per quanto riguarda infine il reparto Covid dell'ospedale Luigi Curto di Polla, è nuovamente pieno, ci sono 10 posti letto e ci sono 10 pazienti che sono in questo momento ricoverati nell'area Covid del Curto.